Allora, vediamo un poco cosa abbiamo raccolto durante questa giornata. Dell'acqua. Delle carote, siamo andati a zappare, giusto? E niente più, sembra. E dunque, bella a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, sono 25x24 e siamo qui con il nuovo DLC, finalmente siamo alla fattoria Abernathy e spettacolo, spettacolo, è una cosa bellissima. Parto col dire che il design della fattoria l'ho preso abbastanza dal canale YouTube Hunters Club, dai ragazzi di Hunters Club, e qualcosa l'ho preso appunto da loro. Però alla fine gli oggetti sono quelli perché il DLC è quello. Semplicemente il design un po' esterno è stato preso da loro perché per simulare una cosa semplice e carina. E farò la stessa cosa probabilmente anche con Walter White, perché questo non è un Walter White, è la mia run principale. Poi con Walter White faremo qualcosa di veramente, veramente simile. Ma ora cominciamo, come avete potuto vedere abbiamo preso abbastanza roba. È stata una giornata difficile, una giornata stancante. E il primo utilizzo dei nastri trasportatori è questo, cioè allora noi abbiamo vissuto una giornata stancante, ma veramente che ci ha ucciso. Quindi non abbiamo voglia di arrivare fino alla nostra casa. Abbiamo il nastro trasportatore, usiamolo, usiamolo. Perché non usarlo? Cioè, comunque è una figata sto coso. È una figata, prova anche lento. Quindi andiamo, continuiamo. A parte questo, c'è il Protectron che si è inceppata. No, ma allora è un po' inchiappettata sta cosa perché loro si incastrano sempre qua. No, o levo, no, fammi trovare questo. Ok, più se armi non arriva qua, loro si spostano in questo modo. Un'altra figata di questo DLC. Allora, ma se io ho fatto una giornata così stancante, sono così ricco, mi posso permettere una costruzione del genere? Ma perché dovrei percorrere le scale? Usiamo l'ascensore. Piano 4. E basta dire, cioè serve dire altro. È una figata sto DLC. Ma continuiamo, perché è solo l'inizio. Ok, spettacolo, spettacolo, non devo dire niente. Espositori per armature atomiche. Devo dire altro. Una figata, veramente una figata. Non dobbiamo avere più quelle cose gialle che servono per riparare. A parte la Catch LX01, che qualche colonna mi ha rotto perché l'avevo lasciata incustodita, l'hanno presa, l'hanno usata contro dei supermutanti. Uno ha usato il lanciarazzi. Per fortuna il colono teneva l'armatura. Però intanto l'armatura mia è praticamente distrutta. La devo aggiustare. Ma a parte questo, poi tante armature devo andare a prendere l'X01. Che stava tanta bella qua. L'avevo tenuta giù un attimo prima di iniziare il video. E l'ho persa. Va bene, comunque ce l'ho nell'inventario. Basta aggiustarla. Ma non è questo il problema. Continuiamo. Siamo arrivati a casa finalmente. Un po' di riposo. Una figata. Espositori per armature normali. C'è la tuta del Volt, c'è la tuta Hazmat. Ci sono tutte le tute possibili da mettere sugli espositori. È una figata. Poi siamo arrivati qua. Mi viene un po' la nostalgia del Commonwealth. Vediamo un po' una mini nuke che abbiamo usato tanto durante questi giorni. Ma vediamo anche il Laser Gatling, che ci ha accompagnato nelle nostre avventure. Vediamo il mitragliatore cannerotante con cui tutti quanti all'inizio della propria partita hanno ucciso il Deathclaw a Concord. Sicuramente rifugiandosi nel negozio di fronte alla griglia dove usciva il Deathclaw, perché là dentro non ci poteva entrare. Tutti avranno usato il mitragliatore cannerotante nel negozio, tutti quanti, ma tutti quanti sicuramente. Quindi scendiamo ancora, troviamo un ballo da viaggio dove ci sono tutti i nostri vestiti, perché se dobbiamo fare una vacanza fuori dal Commonwealth, magari a Far Harbor, dobbiamo avere tutto pronto. Qua sono tutte le cose aggiungibili ai vestiti, quindi tutte le parti dell'armatura, cappelli, occhiali. Qua sono tutte gli oggetti leggendari che riguardano sempre il vestiario. Qua vabbè, le armi leggendarie tutte quante. Qua tutte le armi
normali, un altro espositore perché ci stanno, siamo dei veri, siamo anzi delle vere in questo caso, barbare, quindi l'ascia di Grognak non può mancare, poi una pistola artigianale a caso, giusto per farvi vedere quest'altro espositore, qua un altro, vabbè, espositore per armature che con il vestito da gunner, è una figata. È una figata. Boh, un mischio fra gunner, predoni, però è una figata. Qua è Fatman che ci ha accompagnato sempre nelle nostre armature, col ragazzone, quello che spara due missili. E poi vabbè, qua è il posto letto, qua le tutte le varie. Ma scendiamo, scendiamo. Dobbiamo continuare la nostra avventura. Ok, è tardi, siamo stanchi, però noi diciamo abbiamo regolato l'energia guardando le nostre meraviglie, quindi possiamo continuare la nostra avventura nel Commonwealth. Ma lo facciamo alla nostra fattoria, ovviamente. Perché dobbiamo andare un po' in fabbrica. La sera si va in fabbrica, ma chi non va la sera in fabbrica? Ecco i prodotti della fabbrica. Cosa vogliamo fabbricare? Dei palloni? Non c'è problema, prendiamo la gomma. Ma andiamo a prendere la gomma, ci vuole un attimo. Fabbrichiamo i palloni. Ma noi prendiamo anche un'altra chicca, prendiamo una. No, se ce l'abbiamo, No, ci manca, va bene, non fa niente, non fa niente. Prendiamo la gomma allora. Facciamo i palloni, facciamo giocare il nostro Sean. E non faccio spoiler, perché c'è chi non ha completato il gioco, quindi non faccio spoiler. Ok, ma continuiamo. Andiamo a fabbricare il nostro pallone per far giocare Sean. Ok. Sei inchiappettato. Ne approfittiamo, comandi del costruttore, da qua si possono vedere tutti i comandi, tutto quello che si può costruire praticamente. E qua invece il fabbricatore di fuochi d'artificio che è andato. Eccolo qua il nostro pallone, ma anche molto veloce. Ma ora vogliamo divertirci un po', è passata una grande giornata, MacCready ci sta sulle palle, un altro aggiornamento, cioè questa parte del DLC è una cosa bellissima, la gogna per punire il peggiore dei nostri coloni, in questo caso MacCready che mi sta proprio sul. E quindi devo dire altro. Attiviamo le nostre bellissime armi da paintball. Vediamo che il tempo regge. Perfetto. Ovviamente queste sono armi da paintball e non vogliamo uccidere nessuno. Ok, mi sono anche sporcato il mio coso con il nuco di fusione che mi dà 100 di energia, quello del vecchio DLC Wasteland Workshop. Ma mica si sta ferendo, no. Allora, lo fai il bastardo, lo fai il bastardo, rompi il cazzo come sempre. Che poi un posto sarebbe riservato anche a Preston. Per un momento l'abbiamo fatto un MacCready, semplicemente perché con Preston ho appena raggiunto il massimo di affinità in questa run che mi serviva come perk, quindi per il momento lasciamolo così. Poi qua tutti i letti, vabbè, cose così. Un'altra aggiunta, i vagoni merci. Qua volendo ci possiamo fare mettere delle decorazioni. Poi per costruire tutta sta roba ho finito i soldi, se no avrei messo magari un commerciante. Però per farvi vedere hanno aggiunto i poster. Hanno aggiunto i poster. Adesso ve lo faccio vedere subito. Hanno aggiunto i poster. Cioè. Vabbè, forse è collegato, purtroppo sì. Non è possibile mettere. No, non è possibile mettere l'energia aria. Per forza collegato. Ma cosa ce ne importa? Noi abbiamo i poster. I poster. Cioè, raga, io non ci riesco, non riesco a crederci. Però, per fare una cosa un po' più sistemata, giusto un poco più sistemata, connettore interruttori. Già è una cosa un po' più senso, Nuka Cola, che si possono spegnere, accendere, Jamaica Plain, sono veramente tantissimi, sono infiniti. Sono triliardi di poster, ma tutti che riguardano il Commonwealth, tutti della zona contaminata, del pre-guerra, ci sono il jukebox. Ci stava, se non erro, anche, vabbè, a parte il bullying, ci stava la, così non si chiama, ecco, ok,
Me la metto in generato ospedale, vabbè, l'ospedale famosissimo di Fallout, la Max Fusion, ci sta tutte le fabbriche, tutto un sacco di cose, veramente Galaxy New Radio, quella era veramente bellissimo. Quindi dopo aver punito MacCready, penso che possiamo farla anche uscire da qua. Ma no, noi siamo cattivi. E quindi continuiamo, un'altra cosa, se non erro c'erano altre decorazioni, non vorrei sbagliarmi. Forse no. No, forse no. Ah, sì. L'orologio di una Nuka Cola, tanta roba. L'orologio di una Nuka Cola, tanta roba. Guardate quanto è bello. Ma direi che forse siamo arrivati quasi alla fine. Mi sa proprio di sì. Mi dispiace però, perché abbiamo fatto un sacco di cose, sì, però veramente su DLC è qualcosa di epico. Ma finiamo in grande stile, cioè come uno che ha le armature, tutte quelle armi, non può non finire con la cosa migliore di tutte. Perché ovviamente si lascia la cosa migliore per ultimo. La vedete questa sfera d'acciaio? Lo vedete questo labirinto? E aspettate. Andiamo. È lentissimo ovviamente. No, è molto lenta, va detto. Ma sicuramente parecchi hanno capito già. Capiamo dove sta sta sfera. Ok, qua si è arrivato, sta arrivando il grande momento. Parecchi già hanno capito intanto, sicuramente. Sta arrivando la sfera, arriva, guarda come arriva. Eccola là col bersaglio. Ed ecco che arrivano i fuochi d'artificio, guardate che figata. Bam! Come abbiamo concluso questo video? Veramente, allora ci stavano questi tre qua con i colori dell'Italia. Purtroppo il bianco non ci ho messo il giallo. Non so se ci sia il bianco, non ho visto per bene. Poi qua altri quattro colori a caso. Vedete che ne ha lanciato solo uno perché ne erano due. Ma cioè, devo dire altro. Devo dire altro, veramente. Devo dire altro. Quindi, purtroppo, questa avventura finisce qui. È una figata tutto quanto. E quindi che dire, ci vediamo alla prossima, il mese prossimo uscirà l'altro DLC dove possiamo costruire il nostro volto, ovviamente ve lo porterò, faremo qualcosa di epico, quindi ci vediamo alla prossima, che dire, veramente è epica, è una cosa epica.